Le aziende devono aiutare i lavoratori, in sostanza questo che lei ha detto, quelli che possono. Allora, noi possiamo anche immaginare, anzi dobbiamo immaginare un percorso comune tra aziende, sindacati e politica per trovare formule diverse che sono totalmente necessarie. Oggi lo stanno dicendo chi studia queste cose, i lavoratori si sono mangiati un mese di stipendio con l'aumento del costo della vita e questo è un problema. Però, conoscendo un minimo le cose nella mia lunga esperienza professionale da un lato e dall'altro, so che questi processi chiederanno molto tempo, per cui credo che, soprattutto le aziende che vanno bene, perché se un'azienda è già in grande difficoltà, le aziende che vanno bene debbano esporsi, debbano far di più e devono mostrare quello che stanno facendo. Io credo che in questo momento i lavoratori vadano aiutati di più, insomma, obiettivamente siamo arrivati a misurare l'inflazione nell'8 e passa per cento, ma realisticamente anche di più, lo sappiamo tutti, e gli stipendi sono lì in piatti, quindi io spero che alcune aziende, lo dicevo prima anche al dottor Tronchetti, alcune aziende abbiano, in questo momento trovano la forza, la volontà per aggiungere, che non vuol dire necessariamente aumentare gli stipendi, ma ci sono formule per fare da subito qualcosa di più. Poi tavoli adeguati lavoreranno sulla questione degli stipendi. Per esempio, quale una formula per... Una tantum, un sistema di welfare. Oggi pensate alle difficoltà che hanno le famiglie dall'asilo per i bambini a una serie di cose. Ci possono essere tante formule. Il Pirelli potrebbe dare un segno in questo senso? Io lo spero. Marco Tronchetti mi ha spiegato di alcune cose che stanno facendo. Ma mi piacerebbe appunto che alcune aziende importanti milanesi illustrino quello che stanno facendo e quello che possono fare. Lei ha chiesto anche l'intervento di Confindustria o comunque Bonomi le ha dato qualche... No, non l'ho sentito Bonomi, però insomma io mi chiedo come fare a non essere consapevole di tutto ciò, e non si può girare la testa dall'altra parte, perché ripeto, io vedo anche tanta gente che rifiuta il lavoro. Cioè, visto che a Milano ce ne sono di aziende così, pensa a un tavolo di chiamarne qualcuno. Ci pensiamo, ovviamente è una riflessione di ieri, però potrebbe anche essere. Sì, perché...